Oggi ragazzi mi sono sbizzarrito e ho deciso di fare un video speciale. Profumo! Mi ero abituato alla solita mattina degli altri video, mi sono sbizzarrito, mi hanno fatto morire però. Comunque oggi ti farò vedere dei video che trasmettono più di 1000 parole. Cioè ho detto tutto, non devo aggiungere nient'altro, va bene? Quindi noi li guardiamo e faremo... Sì, perché tanto non serve neanche commentare, parlano loro. Una persona, penso, com'è che si chiama queste, le mansarde? Io pensavo che le mansarde fossero un piatto siciliano. Le mansarde al sugo. Vabbè, un ragazzo qua in una mansarda. Tra l'altro questo ragazzo è XQ. Ma che cazzo? Ma poi, cioè, come è stoppato il video, sì, è perfetto. Ci è arrivato, ha piano, camminato piano. Lentissimo. Non diresti che si sarebbe rotta, beh, la luce. Questo video trasmette tantissime parole. A me mette, trasmette un'altra cosa. Che te trasmette? Niente. Sei sicuro? Questo sei tu, Roman? Quello sono io. Non sapevo che te fossi messo a fare TikTok. Random meme. Random meme. Oh! Ha chiuso la porta. Adesso è irraggiungibile. Through a boulder at the fucking... I really wish I had a shopping cart right now. Oh, there's none around. Che cazzo? Oh! Ma non sarei mangiato alla fine! Questo è... Sai quando mia mamma mi diceva... Leonardo, fai attenzione perché c'è gente che invece di prendersi... Cioè, tu gli dai la mano e lui si prende il braccio. tu gli dai il dito e lui ti prende la mano. Può essere una cosa del genere. È quello. Sì. Lui si è fidato, gli ha dato un bacetto, ha fatto... Smuc, smuc, poi è stato inglobato. Squisito. Un gatto. Questo è il meme di go crazy, go stupid, go crazy. Hai capito, no, uguale. Ma sai perché gli ha fatto questa cosa? No, sai so. Perché ha reagito così? No. Gli ha fatto così, l'ha visto e quindi gli ha dato il pugno. Che cosa? Non penso che gli ha fatto così, quindi c'era e gli ha dovuto dar pugno. Gli stava a dare una schicchera. Probabilmente gli ha dato una schicchera in passato. Quindi soltanto facendo così il gatto si è spaventato. Ha avuto i ricordi del Vietnam. Letteralmente. Ha avuto i ricordi del Vietnam. Ma come ti è venuto? Che arriva e gli fa così e gli deve dare un pugno. Ma che cavolo stai? È perché, allora, ho pensato, gli fa questo gesto. Sì, gli però, il gatto stava al contrario perché è sdraiato. Quindi, dalla visione del gatto, il gatto vede questo. E quindi l'ha confuso con c'era e io ho visto questo. See if Captain America can hold back the water. Shit. Captain America? Romero, cosa che mi ha fatto io? Va bene che stavamo guardando l'acqua, no? Però io a una certa mi sono messo a guardare il ragazzino di sottofondo. Che stava lì tutto... Oddio, è magia nera. Ma com'è possibile che Capitan America riesca a reggere l'acqua nel bicchiere? E infatti guarda che succede. Mo' la pulite che la lingua. SMR contro SMR. Va bene. Mi piace la SMR. Oh, bello sta SMR. Suono. Questi erano gli SMR che ti mandavo per studiare. Oh, ha fatto Ronaldo. Oh, bello questo. Questo è delicatissimo. Bonus. Bonus. Tra l'altro, hai visto che invece delle cuffie c'ha le cose antirumore là, come si chiama? Non ci avevo fatto caso. È bellissimo. I vecchi che si avvicinano a te per dirti cose a caso. Ma che cazzo. Oddio. Ma sai che effettivamente mi succede? Ogni tanto tipo arriva, camminiamo, arriva un vecchio e poi se ne va via. E poi fanno tipo, secondo me fanno i prank tipo Frank Matano. No. Hai dei tempi d'oro. Quando era Frank Matano e faceva a Pampuglia affitto all'Ebba politica stasera. E tutti a me mi ride. Sono single perché Dio ha qualcuno di speciale per me. Dio in paradiso. Sta ridendo, perché sta
Perché lei ha detto sono single perché Dio ha qualcuno speciale per me. Sta tenendo qualcuno speciale. Ah, ma baffa. Che boomerata. Che boomerata, mamma mia. Questo soltanto perché sei geloso, ragazzi. È vero. Non c'è nessuno di speciale per me, nemmeno in paradiso. C'è Simone però, se ci pensi. Volo intorno alla mia piscina. Sto volando. Io pensavo veramente stessi facendo un salto. Cavolo dici. Ma guarda che aspetta. La mia testa ha laggato. No, mi rimangio le mie parole. Lo sta effettivamente facendo. Sì. Non abbiamo le prove che non lo stia facendo, scusa. E dai. Se non l'ombra che cammina intorno alla piscina. Non è vero. O il titolo del video, forse. No, non è vero. Allevando formiche estetiche, tipo con fisico bello, una roba del genere. Gli sta a dare proteine alle formiche. Perso, ma queste diventano bello. Potentissime. Guarda, mamma che le formiche riescono ad alzare 50 volte il loro peso, eh. Adesso ne alzano. Adesso alzano 150 volte il loro peso. Poi si vede sto ragazzo che mentre va via viene sollevato dalle formiche. Dacci tutto il vassoio di proteine. Che cosa sta succedendo? Quando possiamo tornare a casa? No. Lo capisco troppo bene sto bambino. Ma perché è così? Quando siamo piccoli ci rompiamo sempre il cazzo dopo 2 secondi. Sempre. È vero. Sempre. Sai, io che forse ho fatto anch'io una cosa simile. Io pure, probabile. Mamma mia. Perché c'ho i déjà vu di sta cosa. Pure io. Soprattutto quando mia madre tipo si fermava al supermercato e tipo incontrava una sua amica o una roba del genere e stavano lì a parlare per 40 minuti e io facevo quando andiamo via? Oppure sì, tra un attimo. Andiamo. Andiamo. Fossi stato mia madre. Io my ruharb acting up. Che cazzo vuol dire? Ruharb. Ah, rubarbaro. Rabarbaro penso sia. Il rubarb. Manco rabarbaro so che cos'è. Non sai cos'è il rabarbaro? Ma che è? Il rabarbaro è tipo è un barbaro. È un barbaro che quando attacca farrà all'inizio. No. Ma è il sedano. Boh. Rabarbaro. Ma come si dice? È arrivato il rabarbaro. Oh, è il sedano. Oh, oh. Se è il rabarbaro. Rabarbaro! Rabarbaro e sedano sono due cose diverse. E te un po' immagini, voglio dire che cavolo è sto rabarbaro. Ah, raga, è rosso, quello era verde. No, è palesemente verde. Ma che fammi rivedere la clip, scusami un attimo. È palesemente verde. È verde. Ma sei proprio il più potente. Guarda, guarda qua, cos'è qua? Cos'è qui? Rosso. Rivediamo sta clip. Ecco, grazie mille. Questa clip è un po' sass. Oh, non so te, Romè. Io non voglio mangiare il rabarbaro. Pensa tipo, mangi il rabarbaro. Oh! Amo questa banana. Oh, mamma. Chunky questa banana. Mi piace l'entusiasmo comunque. Ma questa è la banana de... No, stava a dire cosa bruttissima. Stavi a dire di chi? Se Motomoto fosse una banana, questa sarebbe quella. La banana di Motomoto. È un bonono. È un bonono. Una gran bella bonono, eh? Esatto. Dopo tutto Manuel Ferrara, ecco, lo sapevo. Manuel. Non sai chi è, vero? Come no, certo. Ah, okay. È il proprietario del bonono. Sì, esatto, proprio quello. Regà, non lo cercate, per favore. Il libro di mia sorella di Twilight. Oh, wow. È molto Krusty. Ma Krusty il clown? No, Krusty un altro tipo di Krusty. Ma questo è perché ha pianto, vero? Sì. Addio mio! Ci sei arrivato dopo. Ragazzi, ho trovato quello che c'è alla fine dell'arcobaleno. Guys, I found what's at the end of the rainbow. Un cazzo, adesso va lì, va a vedere. Hamburgers. Non me l'aspettavo. Questo è il segreto del Mac, se ci pensi. In realtà il tesoro alla fine sono le mucche. È latte infinito.